prezzo del petrolio cala dal massimo della settimana in reazione alla pubblicazione di un dato che ha mostrato un aumento delle riserve di benzina negli Stati Uniti. L'inflazione da prezzi alimentari in America potrebbe superare le aspettative del governo, mentre l'incremento del costo dei raccolti, della carne e dell'energia porta le aziende ad aumentare i prezzi. La Corea del Sud, il maggiore importatore asiatico di Gran Turco dopo il Giappone, preferisce comprare in Sudafrica perché i prezzi negli Stati Uniti sono raddoppiati nell'ultimo anno. Di materie prime parliamo in questo video con Giancarlo Dall'Aglio, analista di materie prime di giancarlodallaglio.it. Ciao Giancarlo. Buongiorno a tutti. Vorrei iniziare questo video, Giancarlo, ribadendo un concetto che comunque abbiamo sottolineato anche altre volte nei nostri video precedenti, ma che è importante, diciamo, per definire il periodo che stiamo attraversando. È una frase di Saverio Perlinzani che ha detto ieri nel video che abbiamo registrato e che è stato intitolato poi appunto "L'euro è forte solo contro il dollaro", a proposito della relazione perversa tra le classi di investimento in questo periodo. Le materie prime sono normalmente comprate, dice Saverio, in avversione al rischio. Vale a dire, per fare un esempio classico, si esce dal mercato azionario troppo rischioso, si va sulle materie prime. In questo periodo adesso invece sono comprate in appetito al rischio. Spesso e volentieri vediamo che il prezzo delle materie prime sale con il mercato azionario che sale. Ma in parte sono d'accordo, correggerei il tiro in questo senso. Le materie prime dovrebbero essere normalmente comprate in base ai loro fondamentali. Sappiamo che vi sono vari settori, quindi ognuna poi ha i propri fondamentali. Da un po' di tempo a questa parte, in particolare in modo molto accentuato dalla seconda metà del 2010, le commodities vengono comprate in modo generalizzato, anche in base alla tantissima liquidità che è stata immessa nel sistema a partire dall'inizio del 2009 dalle banche centrali. In particolare da metà del 2010 la Fed ha garantito che avrebbe implementato la seconda manovra di elargizione di moneta facile, il quantitative easing numero 2, e da lì i prezzi di molte commodities si sono addirittura raddoppiati o anche di più. Quindi tantissima speculazione che appunto compone parte del prezzo di molte materie prime da un annetto circa a questa parte. Il prezzo del petrolio tende a calare dal massimo di quasi una settimana a New York. È stato pubblicato un dato che ha mostrato un aumento delle riserve di benzina negli Stati Uniti, gli Stati Uniti che sono il maggiore consumatore mondiale di greggio, un segnale che la domanda appunto potrebbe rallentare. Il greggio per consegna a luglio a $98,26 il barile a New York, nella mattinata europea. Ieri il contratto è salito a $99,59, il punto più alto dal 18 di maggio. I prezzi del greggio sono saliti del 43% nell'anno passato. Il Brent in Europa per consegna a luglio a Londra cala a $111,14 al barile, il contratto ieri ha fatto $112,53, il punto più alto dal 16 di maggio. Sul petrolio ci sono diverse componenti che naturalmente muovono i prezzi. Da un lato le ampie scorte americane, siamo su livelli veramente massimi da tanti anni e questo ci fa capire che l'economia è ancora ben lungi dal riprendersi, d'altra parte si continuano a mantenere tassi a zero proprio perché la disoccupazione è ancora grande, le aziende stentano appunto ad aumentare la propria produttività e anche i propri utili. Dall'altro lato c'è il problema della crisi dei paesi nordafricani, in particolare quella della Libia, che produce un petrolio di buona qualità, di qualità ancora migliore di quello dell'Arabia Saudita. Questo ha creato una divergenza da qualche mese piuttosto ampia fra Brent e petrolio, siamo intorno ai $13 al barile sulle scadenze frontali nella giornata di oggi e contemporaneamente appunto c'è da un lato la speculazione che spinge al rialzo, da un altro lato i fondamentali che ci dicono che se non vi sono poi motivi esogeni particolari come quelli che si stanno verificando attualmente, i prezzi del petrolio probabilmente dovrebbero essere come adesso sotto i $100. In realtà il ribasso del petrolio è stato scatenato qualche settimana fa da problemi
tecnici, problemi di margini. L'aumento drastico dei margini sull'argento ha provocato in quella stessa settimana in cui il silver ha perso il 30%, un ribasso del 10% in una sola giornata, il giovedì nero del petrolio, e poi il giorno successivo di un altro 2-2,5%. Da allora si è andati in laterale, ma se per esempio andiamo a considerare la giornata di ieri, il petrolio poi si è mosso in forte rialzo, seppur in questo range laterale, sulla base di semplici dichiarazioni che sono giunte da parte di Goldman Sachs. Lì insomma andiamo poi su un altro argomento che non so se vorrai approfondire, Luciano, ti stuzzico un po'. No, certo. La Goldman Sachs e la Morgan Stanley hanno migliorato le previsioni sul prezzo del petrolio di oltre il 20%, Goldman Sachs in questo caso contraddicendosi, diciamo, dopo un tempo relativamente breve, perché poco tempo fa pensava che appunto le materie prime dovessero calare. Un'indicazione su una possibile prospettiva rialzista delle materie prime. Stamattina l'effetto delle dichiarazioni dei due, Goldman Sachs e Morgan Stanley, lo vediamo sui prezzi del rame nella mattinata a Londra. Le due banche supportano l'incremento del prezzo del metallo, dicono in seguito a delle indicazioni che sottolineano un probabile aumento della domanda. E la consegna a tre mesi del rame al London Metal Exchange sale dell'1,1% a $8,958 la tonnellata. Sì, è incredibile, però da quello che vediamo, cioè i fatti ci dimostrano che queste grandi banche d'affari muovono il mercato realmente, ma non solo perché sono capaci di spostare grandissime quantità di denaro e quindi di poter condizionare in un certo senso l'andamento di alcuni asset, in particolare di alcune commodities, magari quella meno liquide, ma che con semplici dichiarazioni riescono a trascinare un'altra grande serie appunto di investitori al rialzo oppure al ribasso. Nemmeno un mese e mezzo fa Goldman Sachs era uscito con una dichiarazione in cui si diceva: abbiamo raccomandato ai nostri clienti di liquidare gran parte delle posizioni su petrolio, su rame e su altre materie prime, perché i prezzi sono alti e perché potrebbe diminuire la domanda. Ieri è avvenuto l'esatto contrario, si dichiara che ci sarà un aumento del 20% per il 2011, del 24% per il 2012 sul Brent, e poi si parla di rame, si parla di zinco e si dice anche le commodities agricole potrebbero appunto salire perché i prezzi ormai sono diventati appetibili. Guarda caso, ieri è stata una giornata veramente rialzista su quasi tutte le materie prime. Se andiamo a vedere, c'erano segni verdi un po' dovunque. Era tornato l'appetito al rischio e devo pensare che Goldman Sachs comanda. Ieri il prezzo dell'oro si è avvicinato ai massimi delle ultime tre settimane in reazione al peggioramento della crisi del debito in Europa e al primo calo del dollaro negli ultimi tre giorni. Il futuro preconsegna a giugno sale a $1,527,20 al COMEX. Sì, l'oro ha avuto un andamento rialzista negli ultimi mesi, con il ritracciamento del mercato azionario dai massimi, e cioè sto parlando di un periodo che parte esattamente il 1° maggio, anche l'oro ha cominciato a stornare. Questo ha testimonianza ancora una volta, ma coloro che magari mi seguono saranno anche stanchi di sentirmelo dire, che quando corregge il mercato azionario si liquida anche ciò che invece una settimana prima si diceva: no, è bene rifugio, se scende tutto l'oro continuerà a salire. Non è vero niente. L'oro, se dovesse crollare il mercato azionario, perderebbe $100 in una sola giornata, sono pronto a sottoscriverlo, insomma l'ho detto tante volte. D'altra parte ne abbiamo avuto dimostrazione anche nelle settimane scorse, quando si comincia a liquidare, si liquida ciò su cui si hanno gli utili maggiori per far cassa e per far quadrare poi dopo anche le situazioni in cui si è in perdita, per cui anche l'oro ha avuto il suo ribasso fino a 1480-1470,
Adesso la situazione sembra essersi stabilizzata. C'è ancora un grande dubbio sulla zona euro, perché con i timori prima della Grecia e poi di un possibile effetto domino, il declassamento di Standard & Poor's sull'Italia riguardo il suo outlook avvenuto nello scorso weekend, insomma, pressioni sull'euro ce ne sono. In questo caso però l'oro ha dimostrato una ottima forza relativa, e cioè ha tenuto veramente bene rispetto invece all'acquisto di dollari che c'è stato, alla vendita di euro, se vogliamo metterla dal lato opposto. Questo mi fa pensare che ci siano solide basi per poter attaccare un nuovo massimo dell'oro prossimamente, salvo che non vi siano problemi sul mercato azionario. Intanto vediamo il rapporto dell'euro-dollaro nella mattinata europea, con appunto l'euro che tende ad apprezzarsi, vedete, torna un po' più in alto al momento almeno dei massimi segnati ieri. Sì, ribadiamola questa cosa, che la Standard & Poor's appunto ha peggiorato le prospettive, il cosiddetto outlook, sulla capacità creditizia dell'Italia. Dopo quattro giorni che aveva fatto questa mossa, Standard & Poor's ha peggiorato le prospettive sulla capacità creditizia anche di quattro banche in Italia: Intesa San Paolo, Mediobanca, Banca Nazionale del Lavoro e Findomestic. Dice questa mossa appunto indica che potremmo ridurre la valutazione, il rating, dovremmo tagliare il rating, ridurre la valutazione di queste banche nel caso dovessimo ridurre la valutazione sul debito sovrano. Dunque, se Standard & Poor's taglia la valutazione sull'Italia, che al momento comunque è stata confermata ad A+, di conseguenza annuncia taglierà il rating, la valutazione sulla capacità creditizia anche delle quattro banche. Ma arriviamo all'inflazione. In America sta iniziando a filtrare attraverso le società verso i consumatori. Infatti si pensa che l'inflazione da alimentari, uno dei due elementi insieme all'energia che la Federal Reserve preferisce non contare nel conteggio dell'inflazione cosiddetta core, che appunto esclude i due elementi, potrebbe invece salire più di quanto il governo si aspetta, visto che il prezzo dei raccolti più alto, il prezzo della carne, il prezzo dell'energia sta portando le società come la Nestlé, come la McDonald's ad aumentare i prezzi del loro prodotto finale. Sì, pian pianino stiamo arrivando allo step finale, quindi ai consumatori. Quando McDonald's aumenta il prezzo del panino che vende appunto al dettaglio, quando la Nestlé aumenta il prezzo della barra di cioccolato o degli altri suoi prodotti, significa che siamo arrivati a un punto in cui effettivamente questi aumenti iniziano a pesare. A quel punto cosa succede? Succede che c'è un razionamento della domanda. Succede che si comincerà a consumare di meno, e nel momento in cui si inizia a consumare di meno abbiamo un altro rischio, no? Quello di stagflazione. Insomma, la situazione non è assolutamente delle più rose. D'altra parte la Fed continua a conteggiare l'inflazione in maniera truffaldina, fra virgolette, cioè escludendo due elementi che poi sono quelli principali, no? L'energia e il cibo, che dovrebbero assolutamente entrare a far parte del conteggio dell'inflazione. In realtà tutti sanno che poi l'inflazione vera è un'altra, ma tutti sanno anche che in realtà l'inflazione la si sta creando, perché in questo modo, e cioè con la continua emissione di moneta, non si fa altro che svalutare il valore cartaceo della moneta e aumentare appunto il prezzo delle materie prime. D'altra parte, fin quando la Cina continuerà ad accumulare in questo modo, ultimamente ha un po' ridotto l'accumulazione di materie prime fisiche, ma potrebbe poi improvvisamente ricominciare a farlo, allora fin quando ci sarà questo andazzo andiamo decisamente, ne abbiamo dedicato anche una puntata un po' di tempo fa, verso l'iperinflazione. Cerchiamo ancora di capire un
po' queste dinamiche della domanda, dell'offerta, della speculazione e delle cause invece naturali. Ad esempio il maltempo, la siccità in Europa, in Cina, nelle grandi piantagioni del sud degli Stati Uniti potrebbe ridurre il rendimento che portano i raccolti. Fra l'altro c'è stata anche l'inondazione del Mississippi, del fiume più grande degli Stati Uniti questo mese, che potrebbe rallentare la piantagione di nuovi grani, di corn, di come si chiama il corn? Di Gran Turco? Mais, Gran Turco. Sì. Gran Turco, di semi di soia, di riso, eccetera. E gli Stati Uniti sono, anche in questo caso, il più grande esportatore di merce di agricoltura, cioè i prodotti dell'agricoltura. Certo, certo. È un argomento di cui parlo da tempo, Luciano, lo sai. E cioè il clima lo metto fra i principali elementi da tenere in considerazione sul fatto che ci sia un trend rialzista secolare, no? Cosiddetto, sulle commodities agricole. E cioè è vero che c'è speculazione, è vero che i paesi emergenti crescono molto in fretta, è vero che la Cina cresce a doppia cifra, è vero che migliora la qualità della vita in questi paesi, perché prima mangiavano la scodella di riso, oggi mangiano la pasta, prima giravano in bicicletta, oggi hanno le automobili. E allora nel momento in cui ci si mette anche il clima, e ne abbiamo tantissimi di esempi, solo nell'ultimo anno i roghi estivi in Russia dello scorso anno, la siccità in Brasile in autunno quando invece dovrebbe essere stagione di piogge, e ti crea problemi ai raccolti di caffè e di zucchero, Brasile primo produttore mondiale di queste materie prime. Adesso ancora rischi per l'Europa, perché si parla di un'altra estate torrida qui in Europa. Ci sono dei cambiamenti climatici veramente strutturali che devono assolutamente preoccupare, devono assolutamente essere presi in considerazione. Ci avviamo verso l'immissione di un premio al rischio sulle commodity agricole, commodity che vengono appunto coltivate, io credo sempre in maggiore aumento. Intanto c'è la FAO che dice, l'ha detto pochi giorni fa, il 23 maggio, che l'oscillazione dei prezzi è destinata a continuare anche negli anni che verranno, a causa appunto di uno squilibrio fra domanda e offerta. La FAO dice che il costo globale degli alimenti è salito ad aprile per il nono mese consecutivo, per la nona volta negli ultimi 10 mesi, e si è riavvicinato al massimo che ha registrato a febbraio. E i segni di un aumento dell'inflazione hanno spinto le banche centrali globali, inclusa la Banca Centrale Europea, inclusa la Banca Centrale Cinese, ad alzare i tassi di interesse quest'anno, non però appunto la Banca Centrale Americana. E questo è un fatto, no? La Banca Centrale Europea lo ha fatto, diciamo, in maniera molto formale, no? Un quarto di punto, poi si è fermata, ma è giusto il contentino per dire: oh, noi ci siamo, siamo vigili. Trichet, una frase che ha ripetuto durante tutto il suo mandato ad ogni riunione. Io a volte mi diverto a sentire la conference call, perché questa cosa del siamo vigili è immancabile. Però in realtà nel 2008 hanno vigilato troppo e hanno alzato i tassi quando stava venendo giù il mondo. Adesso invece aumentano di un quarto di punto quando è insomma ben visibile questa inflazione che sta pian pianino crescendo. In America non ne parliamo proprio, non c'è problema finché la barca va, lasciala andare, e vedremo dove andrà questa barca. Insomma, speriamo che il livello del mare non si alzi troppo per lo scioglimento dei ghiacciai e non andiamo a finire come in quel film che abbiamo visto al cinema un po' di mesi. L'aumento dei prezzi può portare ad una deviazione del percorso di acquisto delle merci. Per esempio, appunto, la Corea del Sud, che è il maggiore importatore di Gran Turco in Asia dopo il Giappone, adesso sta comprando di più dalla Sudafrica che non dagli Stati Uniti, perché appunto negli Stati Uniti i prezzi sono raddoppiati nell'ultimo anno, dunque quindi una scelta logica. Il prezzo del Gran Turco a Chicago è salito a aprile a livello più alto dalla precedente crisi globale alimentare del 2008.
Sì, può portare a una deviazione dei prezzi, o meglio, a una deviazione delle zone di approvvigionamento, come nel caso della Corea del Sud, ma è un fatto temporaneo, perché è lampante che nel momento in cui la Corea del Sud comincia ad approvvigionarsi lì e comincia a farlo qualche altro stato, il Sudafrica aumenterà i prezzi. Per cui non è che c'è molto scampo in questo. D'altra parte, la Russia, per esempio, è il primo produttore mondiale di wheat, di grano, quello che serve per fare la farina, la pasta, ma anche lì, nel momento in cui mi bloccano le esportazioni perché c'è un problema di 3 settimane di incendi, sto parlando dell'estate 2010, aumenta naturalmente il costo di tutto il grano, nel mondo, compreso quello degli Stati Uniti. Cioè, voglio dire, la terra è questa, per cui, se non aumenta, nel momento in cui ci si approvvigiona da una parte, aumentano i prezzi di quella zona. Non mi ricordo se tu ci hai dato il tuo punto di vista sull'annuncio della Goldman Sachs e della Morgan Stanley. Tu che credi? I prezzi delle materie prime aumenteranno ancora? Io penso che i prezzi delle materie prime tenderanno ad aumentare nei prossimi anni, cioè se mi chiedi cosa succederà nei 3-6 mesi, ti posso dire, secondo me siamo su prezzi abbastanza tirati per il razionamento della domanda, per il razionamento dei prezzi. Se il corn aumenta troppo, si compra meno corn e si compra più wheat, perché questo è un fatto Si normale, compra sempre meno successo e Gran sempre Turco e si succederà. compra più grano, insomma si cambia seme. Certamente, però che ci sia un trend rialzista strutturale proprio, su questo sono d'accordo, e dipende soprattutto sulle materie prime agricole, e dipende dal fatto che il clima ci è contrario, dipende dal fatto che la qualità della vita nei paesi emergenti, e la gente è tanta in quei paesi, migliora, e diciamo dal lato invece di una possibile stabilizzazione barra ribasso ci può essere il fatto che potrebbe realmente diminuire la domanda da parte dei paesi cosiddetti sviluppati, cioè da parte dell'Europa, da parte dell'America, se la situazione non migliorerà sotto il profilo proprio dell'occupazione e dell'economia in generale. Giancarlo Dall'Aglio, giancarlodallaglio.it. A presto Giancarlo, grazie.